I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti non ATIC 1000 e danno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo in investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e ATIC 1000 non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di ATIC 1000 a meno che non sia stato specificato. L'avvertenza sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdere del denaro in tempi brevi a causa della leva. L'80% e l'81% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con ATIC 1000 UK LTD e ATIC 1000 Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, questo è l'ultimo webinar, diciamo, prima della pausa estiva. Con me, ovviamente, c'è il grande Tony Cioli Puviani e quindi questo è l'ultimo appuntamento, diciamo, più operativo che faremo, appunto, prima della pausa. Poi riprenderemo, vedremo se faremo qualche appuntamento ad agosto, se ci sarà il tempo, oppure passeremo direttamente a settembre. Allora, Tony, io volevo un attimo il tuo parere dopo, ovviamente, non fan payrolls, e volevo un attimo parlare di un post molto interessante che hai scritto sulla tua pagina Facebook, dove appunto hai fatto un parallelismo tra i non fan payrolls e quello che poi secondo te si è generato, ossia il neosistema debitorio. Quindi hai iniziato un po' a parlare degli ottimi dati sul lavoro e poi hai fatto anche un commento su Donald Trump che vorrebbe appunto una Federal Reserve molto più aperta, che andasse poi ad abbassare i tassi di interesse e quindi tu hai definito questo come un nuovo ossimoro del mondo di fare la politica finanziaria. Non so se vuoi aggiungere qualcosa a questo post, non so quanti di voi l'hanno letti, ma è veramente interessante, quindi volevo un tuo parere prima di andare poi su un'analisi del Fuzzimib, perché vedevo già anche una domanda da parte di un utente. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, bell'inizio settimana di luglio, grazie a chi è collegato con noi, che ci ascolta, è un format che ha avuto successo, questo continueremo, ne faremo ancora e spero anche istruttivo. Grazie anche per la domanda relativamente al mio post di sabato scorso. Ecco, e mi dai anche la possibilità di spiegare qualche cosa perché vedo che molti utenti, quasi tutti onestamente, hanno capito il senso, almeno tra i commenti. Però c'è anche un signore, non giovanissimo, perché sono andato a vedere il suo profilo, che si chiama Vincenzo Martorana, il che dice: sono già 2 anni che faccio trading, frequento il gruppo di trading, ma tu sei Cassandra, sei Trend is your friend, insomma, un sacco di cose un po' onestamente non, un po' sconnesse, che mi fa pensare che stesso signore che con ben 2 anni di esperienza di trading abbia fatto delle esternazioni pesanti, sto Vincenzo Martorana, eccetera, è giusto che spieghi meglio le cose. Allora, quando io faccio una dissertazione economica, tra l'altro sono mie idee pure che non vado a mutuare da altri libri o da altri scritti, voglio semplicemente dire la mia, mi diverto sul mio profilo Facebook, io non ho blog, non scrivo neanche volentieri libri perché ho una vita già così intensa col mio trading e tutte le cose che faccio dal punto di vista mediatico che non trovo il tempo di concentrarmi e scrivere anche magari un libro. Mi piacerebbe farlo, ma non ce la faccio, è più forte di me. Io adesso domani parto per la Spagna, ma sicuramente 5-6 ore al giorno le dedicherò ai mercati, come faccio sempre, come faccio adesso che vengo da 20 giorni da casa mia al mare in Serbia, e quindi mi piace anche fare delle dissertazioni educative per trarre degli spunti e dare degli spunti di discussione. Allora, se io parlo, e adesso lo spiegavo, del neosistema debitorio, magari uno vedendo Tony Soli, come questo signore qui, crede che io voglia dare un messaggio
previsivo sulle borse a medio, lungo, breve periodo. Non è vero niente, assolutamente. Io non ho nessun problema a fare dei post con scritto previsione, secondo me le banche scendono, previsione, secondo me il FTSE sale fino a 22.000. Sono molto chiaro, non sono affatto sibillino, per cui contrariamente magari è come uno può credere. Se io faccio un post sul neosistema debitorio e sull'esternazione di Trump, non sto a significare nulla, nulla di nulla. Tanto è vero che al limite, proprio venerdì prima, avevo fatto un webinar, sempre sponsorizzato da TickMill con Vision Forex, quello che si chiama Trader Talk. E avevo detto che secondo me un dato buono avrebbe dato via un ribasso, ma lo dico in maniera chiara e tonda. Ma al di fuori di questo, torniamo velocemente all'argomento del, ma ci tenevo a specificare del post, e che cos'è questo neosistema debitore, che cos'è questo ossimoro? Hai già colto le parole chiave. L'ossimoro è una figura retorica che pone due locuzioni in contraddizione una con l'altra. Questo è l'ossimoro, no? Una figura retorica per cui oggi è caldo freddo, oppure un silenzio assordante, oppure grasso magro, eccetera. Questo è un ossimoro, cioè due parole in contraddizione l'una con l'altra. E questo lo dobbiamo sapere. Perché è la politica dell'ossimoro? Perché dal momento in cui Trump esalta continuamente, e ha anche ragione di farlo, l'economia americana. E l'esalta perché no farm payroll di venerdì è stato molto buono, con 224.000 addetti lavoratori in più. Insomma, se ne aspettavano 150.000, 160.000. Si pensava sempre che l'America fosse all'inizio di una piccola crisi, di un rallentamento. Insomma, invece Trump esalta giustamente i numeri ufficiali della sua economia. Ecco, dal momento in cui si esalta l'occupazione americana e i risultati del prodotto interno lordo, al tempo stesso noi sappiamo che per quello che ci ha insegnato l'economia, almeno fino a ieri, un momento in cui l'economia va bene, i tassi dovrebbero, come aveva già iniziato a fare Powell, alzarsi, cioè cominciare a alzare i tassi, perché verrà l'economia ciclica e verranno dei momenti in cui ci sarà bisogno invece di avere delle munizioni e abbassare i tassi. In ogni caso, quando l'economia va bene, un presidente di una banca centrale non dovrebbe mai agire in senso inverso, ovvero l'economia va bene, i tassi si aumentano, tutto qui. L'ossimoro, questa contraddizione, per cui quella del silenzio assordante, ripeto, è dovuto al fatto che Trump esalti al tempo stesso la sua economia americana, ben d'onde, ma al tempo stesso si lamenta con Powell e vorrebbe un abbassamento dei tassi immediato. Ecco quindi una contraddizione nei fatti. Tutto qui. Perché economia del neosistema debitorio? Perché l'America al debito più grande del mondo, un debito enorme, ormai sta raggiungendo l'Italia a livello del rapporto tra debito e prodotto interno lordo, ha dei disavanzi enormi, noi siamo lì a lottare tra il 2, 2, 3, 2, 4, l'America, gli Stati Uniti d'America andranno oltre il 6%, il debito è già 22 miliardi, 22 mila miliardi, 2.000 miliardi di dollari, noi abbiamo i 2.380 di euro, per cui hanno un debito 8 volte il nostro, facendo tutti i rapporti euro-dollaro, eccetera. E quindi entriamo in un clima nuovo, in un clima per noi esperti di mercato che non conoscevamo, del tutto sperimentale, ma già si parlava di sperimentale 10, 8, 9, 10 anni fa, per cui ultra sperimentale, post sperimentale, entriamo in questo clima dove addirittura anche i dati buoni chiedono un incremento, una diminuzione dei tassi, tassi a zero. I tassi a zero, come definisce Fugnoli di Fairos, di Kairos, venerdì scorso parliamo di abissi, e addirittura la novità sarà che dovremo abituarci per lungo tempo a avere tassi nulli, se non negativi, ma quanto negativi? Meno 0,5, meno 1, meno 2, nessuno lo sa.
E questo è semplicemente il senso del mio post. Ma questo non significa affatto di dire vai short, vai long, trend is your friend e tutte quelle puttanate che dice quel signore, che sono rimasto male perché il signore è anche non giovanissimo e quindi offensivo oltremodo per una persona che non voleva assolutamente portare messaggi politici. La sovranità monetaria, non la so, non mi interessano queste cose, io sono un tecnico, tutto qui. Abbiamo esaurito l'argomento post. Sì, Tony, poi a volte comunque vedo anch'io quando poi pubblicizzo qualche post che le persone non vanno a leggerlo con la dovuta attenzione, quindi a volte si spara anche un po' nel mucchio. Ma questo signore lo dice, lui credeva di dire tanto, invece dice, oh, io sono 2 anni che faccio il trading, sono 2 anni come fossero 200, capito? Allora già uno che si presenta così è ovvio che non capiva niente di quello che scrivesse. Allora, Tony, invece sul FTSE MIB c'era una domanda oggi sulla chat che seguo io su Working Forex, dove c'era un utente che diceva MIB a ribasso anche oggi. Vediamo un po'. Allora, anche oggi è sbagliato dirlo, io sono preciso agli incisi, no? Anche oggi. Diciamo che il FTSE MIB, innanzitutto devo dire che io all'ultima riunione che abbiamo fatto qui il 22 e il 23 giugno, ho avuto ragione solo per 10 giorni, 8 giorni, insomma io il 20 giugno avevo fatto un post ribassista sulle banche, ho avuto parzialmente ragione fino al 2 luglio, poi il 2 luglio è venuta un'esplosione da parte del nostro indice che si è portato addirittura a quota 22.000, compreso i dividendi, per cui su quasi il nuovo record dell'anno, ma abbiamo anche i dividendi staccati, per cui è un nuovo record assoluto, e le banche si sono apprezzate in maniera importante. Vero è che i primi 10 giorni del mio post le banche sono andate male, molto, perché malgrado i listini di tutto il mondo e anche l'Italia stesse salendo, le banche, specialmente Banca Intesa, rimanevano 1,86, 1,85, io quel post lì lo feci con Banca Intesa 1,91. C'è da dire che poi c'è stata una serie di coincidenze, per carità ci stavano tutte, ma essenzialmente addirittura una sparata del BTP italiano che da quota 133, 132 è arrivato fino a 140, per cui i rendimenti sono andati da oltre, ben oltre il 2% fino a 1,55, rendimenti che non si vedevano dal 2016, dall'estate del 2016, lo spread addirittura è sceso sotto i 200 punti e a questo punto listino e banche non potevano accorgersi della grandissima rivalutazione che grazie alle forti patrimonialità, il loro patrimonio è veramente invaso e loro detengono tantissimi titoli italiani, uno spostamento così importante del valore dei titoli italiani, del valore dei quotati di mercato non poteva altro che riflettersi anche sulle banche e quindi le banche si sono rivalutate perché effettivamente a quel punto erano rimaste troppo indietro. Però noi dobbiamo sempre cercare di capire quello che farà. Allora, anche oggi probabilmente l'utente fa riferimento a venerdì, che venerdì tutto sommato è stata una giornata di consolidamento dove poi l'Italia si è ripresa nelle ultime battute, ma effettivamente c'è sempre stato un meno 0,61. Beh, che dire, il market mover della scorsa settimana, lo vediamo velocemente, è stato il non farm payroll, ovvero quel dato americano che è stato molto bello, è stato importante, ha dato via al fatto che l'America è ancora in buona salute e quindi questo Powell che avrebbe dovuto diminuire i tassi a luglio forse non li può più diminuire. Forse non è proprio, perché che scusa trova Powell per diminuire? Perché me l'ha chiesto Trump? Non può, perché la Federal Reserve è un organo completamente indipendente, non potrebbe essere influenzato. Per cui, siccome questo sistema neodebitorio considera solo i tassi come elemento importante di salita o di discesa, un fatto che l'America
non possa forse più abbassare i tassi, ha fatto sì che ha creato un po' di sconforto su tutti gli listini americani che hanno chiuso leggermente negativi, ma anche sui listini italiani. Oggi, adesso vediamo velocemente perché sono le 9, noi siamo operativi. Aperto adesso in che pa in che down Sì, lieve down. Allora vediamo, l'Italia, allora sarebbe, magari me lo guardi tu, io sto facendo bene, velocissimamente Giuseppe, mi vai a vedere sul motore di ricerca cosa ha fatto Deutsche Bank, Deutsche Bank, se qualcuno ci dice, perché apre alle 9 anche Deutsche Bank, vediamo. forse manca un minuto, eccetera, perché noi abbiamo innanzitutto Deutsche Bank, questo grosso colosso tedesco che tutti noi conosciamo, che ha denunciato nel weekend delle crisi importanti, addirittura 20.000 lavoratori in meno, ristrutturazioni importanti, perdite importanti che ovviamente secondo me si dovrebbero riflettere sulle nostre banche. E quindi, per rispondere alla domanda del collega, io sono favorevole a un ribasso del listino italiano, che come sappiamo ha avuto nelle banche il motivo della sua ripresa. Adesso probabilmente avrà con questa storia di Deutsche Bank una possibile difficoltà. Adesso l'hai trovato per caso? Lo sto cercando, allora, su Borsa Italiana ancora non c'è, No, ci vediamo. provo io. Deutsche Bank, ci provo anche io. Io metto se Deutsche, così insegniamo anche qui, quote. Metti il No. titolo, Allora, quote. sì, Ecco. dovrebbe essere questo dal sito di TradingView, Io ho 7. 2,47 Perde attualmente. 2,47? Più 2,47. Addirittura? Anche Cioè, voi se la state seguendo, ditemi la vostra perché non è il mio core business, non sono il mio core business nelle azioni, però quello che vedo da TradingView attualmente è più 2,47, ma però hai un mettiamo. prezzo, per favore? Hai un prezzo? Allora Tony, qui mi dice ancora mercato chiuso, quindi non ho la quotazione. Ok, no, io sono andato anch'io a vederlo, io ho ancora il prezzo di venerdì scorso, chiusura, È a 7. 7,17, giusto? Esattamente, per cui non ho ancora una modificazione. Comunque, noi dobbiamo spiegare le cose e secondo me Deutsche Bank potrebbe influenzare sulle borse tutte europee, in particolare anche sulle banche italiane, perché una grossa banca storica come la più importante tedesca, che quasi le notizie erano brutte, insomma, non si parlava addirittura di Lehman Brothers, non esageriamo, però sicuramente ha denunciato dei problemi che già conosciamo da anni, perché questo titolo tedesco credo che valga un ventesimo, un decimo del prezzo di emissione. Io a memoria qualche anno fa, 10 anni fa, fu emessa e valeva quasi sui 100, sui 100 euro. Adesso siamo a 7, per cui diciamo che è una banca che ha avuto il corso dei prezzi molto simile a UniCredit, che UniCredit non fatevi per i più giovani di borsa, non fatevi ingannare perché UniCredit è una banca che ha avuto parecchi raggruppamenti, diminuzioni, aumenti di capitale, ma se andate a vedere un grafico rettificato di UniCredit è un prezzo disastroso. Ecco, per cui facciamo il commento qui, facciamo intanto il commento qui. Vediamo che comunque il DAX Tony attualmente è partito abbastanza bene, è 12.535. Io tra l'altro questa mattina mi sono andato a prendere il livello a 12.510, ho provato un buy su questo livello e attualmente si trova a 12.535. Allora Alberto scrive 7,48, quindi più 4,5. Ah, Allora, benissimo. Adriano scrive, Deutsche Bank guadagna 2,45 a 7,50, quindi 2 più 2 è 3. Perché su TradingView ancora? Vabbè, si vede che adesso io ovviamente sono qui in diretta, si vede che queste notizie, ma credo che siano confermate quei dati che ci danno, si vede che diranno bene, fanno. In genere quando licenziano le persone i titoli di borsa vanno sempre bene. Non vorrei che fosse anche questo il motivo, perché parlano di 20.000 licenziamenti e magari di una ristrutturazione importante di questa banca qui. Comunque, fatto Su quali sta che titoli state vedendo? Perché io,
Allora, su Google appena metto non è possibile che non mi dia una quotazione in tempo reale. Allora, Vabbè, ma mi fido di quello che dicono senz'altro. Io ma aspetta, devo c'ho. vedere un attimo in tempo reale, ma no, qui mi portano le quotazioni di venerdì delle borse. Anche io ho quella di venerdì, però c'è la possibilità andando su DAX 30, vediamo, DAX, ecco, su Investing.com ad esempio, secondo me se uno va su Investing.com e scrive DAX 30, DAX, ecco, DAX, io sto facendo questa, Xetra DAX Price. Indice, c'ho tutti gli indici in diretta perché Investing.com non c'è niente da dire, è un gran sito. Media mobile, adesso qui lui mi dà il coso. Comunque c'è la possibilità, insomma, di saperlo già. Ecco, DAX, vediamo qui. Ah, vediamo perché mi hanno però molto volatile, scrive Adriano, quindi lo state seguendo molto in chat. Va dal più 4 al più 1,70 in pochi secondi per poi risalire di nuovo. Già 22 milioni e 7 di volumi, Adriano. Ok, vediamo se riesco da Bloomberg. Ecco, io credo, ecco, l'ho trovato finalmente. Investing.com, DAX 30, uno scrive lì, poi clicca su componenti. Componenti, Deutsche Bank in questo momento è 7,37,5, lo vedo proprio in diretta, con un massimo 7,49, un minimo 7,26, guadagna il 2,72%, per cui effettivamente le notizie sono positive. Potrebbe essere un market mover, allora a questo punto non influenza. Se non, non negativamente, non dovrebbe influenzare i mercati italiani. E infatti, vediamo un po' come stiamo andando. Io in questo momento non ho preso posizioni su FTSE MIB. Lo dico, non ho preso posizioni. Allora, il Perché? DAX sembra tirare molto bene attualmente, vediamo. Infatti anche il FTSE l'ha seguito andando a chiudere quel gap. Il gap rispetto a venerdì scorso? Esatto, sì. Questo ovviamente io parlo sempre delle quotazioni che vedo su TicMill, quindi CFD che però siamo in linea, quasi in linea con l'indice, 21.995 quota attualmente il FTSE MIB. E il DAX 12.555. Sì. Allora, va bene, comunque. Euro-dollaro resta sempre in area 1.12.25, quindi non si è mosso di granché. Però, Tony, diciamo che adesso il DAX sicuramente non ha risentito anche della notizia sul Deutsche Bank, perché il mercato attualmente sta andando a riprendersi almeno l'ultimo swing di prezzo che è 12.595, che poi è l'area che a me, non so, Tony, se sei d'accordo, piacerebbe rivederlo oggi per poi chiudere questa operazione long che ho aperto questa mattina. Vediamo un po'. Tutto è possibile. Io sto seguendo un po' il FIB che in questo momento si sta rialzando e vale 21,950, però insomma al momento non ha ancora fatto niente, non ha fatto ancora niente, eccetera. Poi sto guardando anche i future americani, in particolare il Nasdaq o lo Standard & Poor's, che stanno recuperando rispetto ai valori di quando mi sono appena svegliato. Quando mi sono appena svegliato, il Nasdaq valeva 7.810, parlo di quotazione future Eurex. C'è una ventina di differenza rispetto all'indice, per cui immagino anche rispetto al Sì, vediamo future. adesso che 7807 il Nasdaq, quota, lo vedete qui, vediamo, un po' seguo anche, sta seguendo un po' quello che sono gli indici europei, perché, però Ecco, vediamo per un cui po' sarà il stato Nasdaq. intorno a 7.780, ecco, immagino stamattina, per cui c'è stato 7.780, c'è stato un discreto recupero. Mentre per quello che riguarda anche lo Standard & Poor's c'è un lieve recupero, euro-dollaro lo guardiamo, l'euro-dollaro che non si sa mai, vado a vedermi tutto insieme con voi. Euro dollaro. Sì, resta a 1,12,25 in aria lì.
euro-dollaro, che tra l'altro vi do un'indicazione sui retail come sono messi su euro-dollaro, l'83% si è messo long sul ribasso di venerdì, quindi posizioni molto molto eccessive su euro-dollaro. Tony, ti voglio girare una domanda di Paolo per chiedere un tuo giudizio proprio su Deutsche Bank, però lui fa una premessa. Ti chiede, allora, per quanto riguarda Deutsche Bank, molto probabilmente il mercato sta apprezzando il fatto che sono stati estrapolati gli asset pericolosi, liberando la banca da zavorre appunto pericolose. Lui dice: non sto dicendo che il titolo crescerà da qui a seguire, ma solo che per il momento può beneficiare del rischio evitato. Vorrei il No, giudizio di Tony. adesso è corretto, io stavo al mare, ieri non sono stato, però effettivamente quello che ho letto è che Deutsche Bank ha dichiarato una perdita enorme, no? Di più di 2 miliardi. Evidentemente, quando è che la dichiari una perdita importante? Quando metti a bilancio delle minusvalenze, chiudi determinate ombre e fai ripartire, provi a dare una pulizia al bilancio, cioè nel senso che se hai un sacco di crediti, di derivati, di azioni, di derivati che vanno male, situazioni debitorie importanti, a un certo punto prendi atto, contabilmente dichiari la minusvalenza, è quello che hanno fatto in margine, e a quel punto il bilancio viene parzialmente ripulito da varie schifezze che sono state fatte nel tempo, però la perdita rimane e questo è un fatto indiscutibile. È successo tante volte anche, non so, Banca Intesa stesso ha venduto una gran parte di non performing loan, ovvero di crediti deteriorati, ad altre società, e il mercato generalmente ha apprezzato, però insomma sono manovre che di fatto sostanzialmente non cambiano di molto l'azienda, per carità. Però insomma Deutsche Bank in questo momento, quello che dice il collega è molto corretto, probabilmente apprezzeranno il fatto che si sta cercando di fare un po' di pulizia, il che vuol dire però anche mettere nero su bianco oggettivamente delle grosse minusvalenze sul bilancio, che non va mai molto bene per la banca, ecco, diciamo così. Comunque, noi vediamo adesso qui in questi minuti quello che possiamo fare. Io personalmente stavo vedendo l'Italia brutta fino a stavo vedendo, insomma, si vedeva insomma l'Italia brutta fino ai primi giorni di luglio. Poi che cosa è successo? C'è stata magari anche approfittando delle discussioni dei barconi, dell'immigrazione, eccetera, c'è stata una presa di posizione importante anche della Commissione e probabilmente dialogando con Tria e Conte siamo riusciti a evitare la procedura di infrazione. Questo è dovuto al fatto che probabilmente è sfuggita all'opinione pubblica, però ci sono state delle manovre correttive che in qualche maniera sono piaciute, specialmente tagli verso i comuni, tagli verso le amministrazioni pubbliche, in qualche cosa si è riuscita a tagliare, e questo ha fatto sì che è finita la procedura di infrazione. Al tempo stesso, ecco, qui vado un po' contrario, non è che lo spread, anche se i media hanno detto tutti così, sia crollato da 260 a 200 per via della procedura di infrazione che non c'è stata più. Assolutamente no. Assolutamente no, perché se te vai a vedere quello che quotava la Spagna, il Portogallo, la Grecia, un po' il bull tedesco, insomma, tutte le obbligazioni scadenza 10 anni, diciamo che il delta di miglioramento è stato sostanzialmente identico. È ovvio che un bund che già era straquotato al ribasso, cioè con tassi negativi, non può avere un miglioramento importante come l'Italia, altrimenti stava a meno uno di rendimento. Ma ad esempio, se vai a vedere titoli che rendevano come l'Italia o poco più come la Grecia, effettivamente la Grecia ha avuto lo stesso miglioramento. Lo stesso T-Note americano, che ha un rendimento molto simile a quello italiano, sul 2 qualche cosa, è un po' calato. Per cui c'è stato un ridimensionamento da parte, per le parole magari di Assintra, di
di Draghi, per il fatto che Christine Lagarde sia stata lei la successora, la successrice, cioè lei che succederà a Draghi, e per varie esternazioni c'è stata una rivalutazione di tutti gli asset che erano rimasti indietro a livello europeo. Ecco perché abbiamo avuto un miglioramento dello spread. Fatto sta che miglioramento dello spread, commissione che non ci fa più la multa e record storici importantissimi di Standard & Poor's, che abbiamo visto i 3.000 punti di Nasdaq, abbiamo sfiorato e superato i 7.009 a livello di future, perché noi sappiamo che il 4 luglio e il 3 luglio era festa, per cui non era nel pomeriggio aperto il cash americano e il cash nel 4, ma i future andavano e abbiamo avuto oltre 7.900 punti. I vari record in giro, lo stesso DAX che stiamo commentando ha aperto in gap up, c'è ancora un gap da chiudere in aria, mi sembra, parliamo di grafico... Forse qui parliamo di CFD, perché direi che parliamo di indice, direi intorno a 399, c'è stata un'apertura importantissima in gap up del DAX e dobbiamo ancora chiudere questo gap. Insomma, una serie molto positiva di eventi ha riportato il nostro indice a quota 22.041 in questo senso qui. Evidentemente adesso il mercato, per crescere ancora però, dovrà essere stimolato da nuove cose. Per quello che riguarda i dati macroeconomici italiani, ci sono un po' delle, venerdì c'erano un po' delle sorprese negative. Ecco, non è che si stia andando benissimo a livello di produzione industriale e di prodotto interno lordo, un po' meglio invece a livello di disoccupazione, perché finalmente abbiamo visto un dato ufficiale della disoccupazione italiana sotto il 10%, mi sembra 9,90, qualcosa del genere, non vorrei sbagliare, il che insomma non fa mai male, ma quello che conta poi è anche il reddito medio che percepiscono i lavoratori, e sotto questo aspetto qui insomma non andiamo molto 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 bene. Fatto sta insomma che questo incremento di titoli generalizzato in tutto il mondo ha portato anche la nostra Italia a questi 22.000. A questo punto, cosa farà? Secondo me, però qui potrei sbagliarmi, è importantissimo quello che faranno le banche centrali, come al solito, perché alla fine si muove tutto intorno a questo prezzo del denaro. Noi vediamo in questo momento un po' di indecisione, perché venerdì è calato, forse l'abbiamo già spiegato prima, perché questo dato sull'occupazione americana molto buono ha allontanato le prospettive di ribasso dei tassi da parte di Powell, e quindi se scende l'America, per questi motivi un pochettino scendono anche il valore delle obbligazioni, riaumentando un pochettino i rendimenti, è quello che è successo, perché il Bund tedesco addirittura era stabile, insomma ha tagliato tre volte o quattro volte quota 174 con rendimenti meno 0,41, meno 0,42, adesso una mezza figura l'ha ripersa, anzi addirittura ha bucato 173 venerdì, adesso siamo a 173,5, quindi è un po' su questo che si muove il tutto, è un po' su questo che si muove il tutto. Cosa fare? Cosa non fare? Come vedete, se ho una posizione, la dico, in questo momento ancora non ho preso posizione, non ho ancora preso posizione. Tu domani sarai in vacanza, quindi immagino che tu voglia... Se c'è un affare, poi non parliamo sempre dopo, se c'è un qualche cosa da fare io lo faccio sempre volentieri, però giustamente lo faccio se riesco a giustificarlo o no. Vedo un DAX sempre pompante, io distinto sono sempre
perché devo anche vedere un po' come si muove il FIB col DAX, l'apertura. Io distinto sono sempre in questo momento qui di nuovo, come al solito, di Tenji Cristallo, perché poi ha fruttato molto bene fino a luglio, e tanto per fare un qualche cosa. Bueno, per fare un qualche cosa, tu hai il DAX, vero? Allora, io ho preso il DAX, però sempre con la tua tecnica del tergicristallo, perché questa mattina lo vedevo sui minimi e l'ho preso a 12.515 e mi piacerebbe portarlo fino a 12.595. E anche 20 punti ancora. Sì, è qualche, sì, una trentina di punti, quindi. Però sul FTSE MIB poi, non so, tu Tony stai individuando delle aree dove puoi andare a vendere il FTSE, questo, ad esempio il massimo a 22.170 è un'area che hai già individuato per un possibile short in ottica sempre della tecnica del tergicristallo oppure no? Ma oggi secondo me non lo farà mai, proprio lo dico in maniera sfrontata, 22.170 secondo me non lo può fare. Non lo può fare perché già sta facendo uno spunto importante di recupero rispetto ai valori di venerdì, ha aperto 8.80, ha fatto subito un minimo 8.55, qualcuno gliele ha vendute, parlo del FIB idem, aumentiamo di 60-70 punti se vogliamo parlare dell'indice, per cui 22.040 sono già dell'idea che qualche punto si possa fare, qualche punto si possa fare. Così, così, distinto. Ecco, qui non lo dico senza usare fondamentali, eccetera. Io ho un'altra tecnica, però queste scalping, attenzione, sono per 20-30 punti. A me piace vedere anche il tipo di accelerazione che ha il valore di un indice o del suo future, è la stessa cosa, e aspettare che questo tipo di accelerazione si fermi, molto semplicemente si fermi, ovvero che la derivata seconda, per chi capisce di matematica, diventi negativa. La derivata seconda è l'accelerazione, o la derivata prima diventi uguale a zero, ovvero la velocità. In questo momento, provo a dirlo a parole, io lascio, così facciamo proprio una tecnica di scalping, tranquillamente scorrere anche questo rialzo. Sapete che a me piace sempre il controtrend sul breve, no? Per cui ho visto 8,60, 8,80, 900, 9,20, 9,30, 9,40, parliamo del FIB idem, stessa traduzione, un'accelerazione costante delle quotazioni, però è 5 minuti che l'indice si è fermato a 22,040, per cui a quota 22,040 21,970 di FIB, che rimane al suo massimo, mi viene voglia di venderlo. Mi viene voglia di venderlo. Tutto qui. Anzi, l'ho messo in vendita a 22,970, idem, che corrisponde al 22,40. Perché? Perché c'è al di fuori di tutto c'è un movimento di mancanza di accelerazione che denuncia il fatto che in questo momento, così, la mia impressione è che possa stornare qualche punto. Tutto qui, perché non è che poi il trading ogni volta, chi mi segue lo sa benissimo, sto lì a fare mille ragionamenti sulla BCE, infatti avevo ragione, proprio mentre parlo il FIB già ha perso 40, 35 punti, perché si è portato a 21,945 o a 22,020 l'indice, ma io sono rimasto lì appeso e non l'ho venduto, altrimenti avremmo sentito il rumore. In Vedo genere che mi è piace. messo un po' più alto a 22.040, non ti ha preso però il prezzo, però poi in effetti vedete adesso io l'ho messo su un grafico a 5 minuti e quindi attualmente il FTSE sta un po' ritracciando rispetto alla quotazione di prima. Giovanni, tra l'altro, chiede cosa è la tecnica del tergicristallo. Allora, Giovanni, noi ne abbiamo parlato in diverse occasioni perché questo non è il
il primo webinar che facciamo con Tony, quindi probabilmente forse questa è la prima volta che vedi il webinar con noi, però puoi recuperare i precedenti, visto che adesso siamo anche in chiusura, quindi vi vado a far vedere dove potete rivedere tutti i webinar. Quindi sull'area di didattica di TICMIL, quindi vai sul sito di www.ticmil.com e nell'area didattica webinar trovi i webinar precedenti con tutte le registrazioni. Quella di oggi ancora non c'è perché ovviamente non è ancora finita, però le precedenti puoi andarle a vedere. Abbiamo parlato in più occasioni di questa tecnica che io stesso ho applicato perché, come ho sempre detto, io non sono uno specialista sugli indici, però con Tony mi sono divertito un po' su questo conto ad applicare questa tecnica e è andata abbastanza bene. E quindi per poi maggiori informazioni puoi andarti a rivedere un po' i webinar perché ne abbiamo parlato in diverse occasioni. Allora, poi vediamo se c'è qualche altra domanda. Allora, sui prossimi webinar ancora non lo sappiamo, presumo vedremo agosto o settembre. Io sì, adesso vado via, però ad agosto se vogliamo fare due o tre webinar, io ci sono, ovunque io sia ci sono. E via. Sì, la tecnica del terzo di cristallo, spiego me, lo spiego anch'io all'utente. Come fa il terzo di cristallo? Sinistra, destra, no? Cioè, delimita una sorta di trading range. E quindi, se tu sai come funziona il terzo di cristallo, quando il terzo di cristallo si pone tutto a destra, cercherai di comprarlo e quando tutta, di venderlo e quando tutto a sinistra di comprarlo, ti va in buy, tanto questo è il movimento. Sostanzialmente, ecco, una metafora per dire cerchiamo anche di sfruttare nel brevissimo termine gli eccessi che fa un mercato che ricordiamo in infraday tendenzialmente, ovvio non è una regola, altrimenti saremo tutti ricchi, tende a essere in congestione. Poi è ovvio che c'è qualche giornata, parecchie giornate, dove a un certo punto parte in un senso o in un altro ed è direzionale, ma in particolare modo il FTSE MIB, una volta fatta l'apertura, la sua sparatina dei primi 5 minuti, evitando le parti di chiusura, è sempre, non sempre, ho sbagliato io, è tendenzialmente più in trading range. Per cui paradossalmente, così rispondo sempre al mio amico di Trend is Your Friend, ma questo non lo dico io, è comprovato da persone che, aspetta che qui non posso, è comprovato da persone che effettivamente le sanno fare, il mercato infraday è per il 60-65% di tempo più in congestione, ovvero se noi prendiamo un time frame di un'ora, la candela oraria, è più probabile che la candela successiva sia di colore differente rispetto a quella precedente. Cioè, se io ho un time frame 9-10 verde, statisticamente dalle 10 alle 11 la candela successiva ha qualche punto percentuale di più di essere rossa, mentre se andiamo a prendere invece delle candele daily, questo è differente. Per cui ricordiamoci questo, perché il mercato già apre in gap up, già apre in gap down, e quindi tendenzialmente il controtrend per chi agisce infraday e basta, non che fa delle scelte strategiche di portafoglio, delle cose, tendenzialmente non è detto che sia sbagliato. Uno può operare tranquillamente in trend, ma può operare tranquillamente anche in controtrend. Chi si ostina a dire trend is your friend, dice delle gran sciocchezze perché a me, quando vado in trend, a me capita spessissimo che mi inverta. Spessissimo, forse sono io maledetto, ma io a volte, quando vengo preso dal trend, compro e mi inverte. Se succede solo a me, pazienza. E questo il terzo cristallo ti insegna un pochettino di cercare di sfruttare gli eccessi. Guarda caso, 6 minuti fa, fortunatamente la mia registrazione, avevo visto fisicamente come 9,70 di Fibo, 22,040 di indice fosse, ma questo l'ho visto da artista, l'ho visto di esperienza, arrivato col discorso della derivata seconda che diventava negativa e la derivata prima, che ovvero la velocità andava a zero,
Cos'è la velocità? 9,50, 9,55, 9,60, 9,65, 9,70, 9,70, 9,70, 9,70, 9,70, ha battuto 15 volte 9,70. Ho notato questo che prescinde tutto dall'analisi fondamentale, dall'analisi tecnica, dall'analisi così, ma è un colpo d'occhio. E in quel momento c'era lo spazio per fare 20, 30, 35 punti che magari fatto con un fibone o due fiboni possono già dare un bel risultato. Tutto qui. Perfetto, Tony. Quindi poi, come vedete, non c'è solo una tecnica, ma più tecniche. Ovviamente bisogna anche avere l'esperienza di capire quando andare con una tecnica piuttosto che l'altra. Va bene, allora io, Tony, io direi che sono già passati 3 quarti d'ora, quindi siamo al tempo dei saluti. Allora, io sul DAX lascio un po' la posizione, la metto a pari, vediamo se arriva a 12.595 toni. Quindi lo short, l'avete visto, ha individuato un'area di 22.040. Vediamo se poi il FTSE ci ritorna oppure no. Allora, vediamo. Quindi nelle domande, nella chat ci sono i saluti. Ok, ciao a tutti. Quindi, come detto, non sappiamo ancora per i prossimi webinar, però chi si è iscritto riceverà un'email con i prossimi appuntamenti, visto che comunque questo era un webinar unico con un'iscrizione univoca. Quindi, visto che non ci sono altre date, bisognerà riscriversi nuovamente. Allora, io, Tony, io ti ringrazio per i webinar che abbiamo fatto fino ad ora, perché sono state delle vere e proprie perle. Poi, al di là del mero discorso commerciale fatto con Tikmill, per me è stata proprio un'occasione per poter crescere anche come trader. Quindi io stesso ho imparato tecniche di cui non conoscevo assolutamente nulla, quindi sugli indici in particolare. Quindi grazie, Tony, in prima persona ti voglio ringraziare, come ti ringrazio Valeria e ti auguro buone vacanze. E anche Mattia ti saluta con la sua. Allora, Mattia probabilmente è un tuo seguace, perché dice: io preferisco il ciapa no al ciapa sì, quindi è sicuramente qualche tecnica. Ti saluto anche Moreno, Martas, Michele, e ti auguro ovviamente buone vacanze. Ci vediamo ad agosto o a settembre. Sono nomi che conosco tutti, ringrazio loro di seguire e io do questo consiglio: non lasciatevi infervorare dal trend. Io vado proprio contrario a tutti, il trend si perde anche in borsa perché uno dice seguo il trend e poi uno lo segue, io almeno in 30, quando ogni volta mi lascio infervorare che c'è un trend dico no, è bello, le sbaglio tutte. Per cui anche questa storia non esistono trucchi, trucchetti, bisogna avere l'umiltà di stare fermi e di vedere delle occasioni. Mi dispiace e oggi perché avevo inserito 21,970 o 22,040, proprio nel momento giusto, mentre lo commentavo, vi assicuro c'era 65 denaro, eccetera. Poi mi è splettato. Adesso vedete che ha perso già 45 punti. Ma abbiamo dato la dimostrazione di come le cose semplici effettivamente siano quelle che si possono praticare senza andare a scomodare centinaia di oscillatori, centinaia di ragionamenti, di cicli, non cicli, non spendete soldi in corsi assurdi. Uno con un colpo d'occhio, semplicemente, questa è un'altra tecnica, vede che c'è un'accelerazione, si disinteressa dallo shortare, poi al momento in cui c'è nel time frame grafico una stabilizzazione di questa accelerazione o un cambiamento dell'accelerazione che da positiva va a negativa, perché se una macchina va ai 30 all'ora, 30 all'ora, 40, 50, 60, vedete che avete un'accelerazione di 10 a time frame, 30, 40, 50, 60, 70. Ma se poi dai 70 passa ai 75, 30, 40, 50, 60, 70, 75. Ecco che in questo momento la velocità è sempre in un certo modo, ma già l'accelerazione, ovvero la derivata seconda, diminuisce perché l'incremento della velocità è di 5, non più di 10. Questo è già un segnale. Ma al di fuori che non bisogna essere per forza dei professori di matematica, qui questo lo racconto a chi ha fatto analisi matematica, non sono cose niente, ci vuole anche del buon senso, per cui tu vedi, tac, 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 cambia la cena. Stesso ancora più bello è con ribasso.
Con ribasso è ancora più bello, per cui tu vedi un coltello che cade, lo lasci cadere, lo lasci cadere, lo lasci cadere, metti un grafico delle semplici candele, quando c'è l'inizio della stabilizzazione, provi l'acquisto contro trend prendendo il coltello che cade. Se ci provi, quando già è evidente che l'hanno visto tutti, per cui c'è già la terza candela rossa a 15 minuti, che è qui, è quello che segnano, e abbiamo la conferma, spesso quella conferma lì è una fregatura, perché già il mercato riprende il trend primario precedente. Per cui invito a essere rapidi, scalper, e abbandonare delle idee operative che, come anche ho dimostrato con le banche, possono essere valide per 6 giorni, ma trasformate e essere invalidate da un momento all'altro, come è successo a me, e ho piacere che mi sia successo. Fatto sta che io vi saluto per luglio, adesso ho altre cose mediatiche che ho raggiunto tutti questi lunedì con Fontobel, ma tanto non sono vostri concorrenti, dove si parlerà di certificati, sarò alle fonti dopo, e sempre io ringrazio Giuseppe perché alla fine mi sono divertito tantissimo. Si sono divertiti tutti quelli che ci hanno sentito, e per cui non vedo l'ora di ripartire con la seconda tornata dei webinar operativi, che saranno più preparati di questo. Qui ieri sera ero fino in vacanza, ho dovuto commentare con voi le prime fasi e con le idee che mi sono venute via via. Non come chiusura, sono più dell'idea che avevo all'ultimo webinar, non positiva sui mercati. Non sono positivo perché lo Standard & Poor's è su record storici, e quando è sul record storico tendenzialmente un 6-7% di storno l'ha sempre fatto, e quindi di conseguenza anche gli altri indici. Sull'Italia e sul DAX c'è un'ottima fase di ripresa, però come spesso succede, lì il sacco è dietro l'angolo, e quando tutti saranno convinti che possa solo crescere, invece invertirà tutto. Grazie Giuseppe, grazie a tutti, ci sentiamo prossimo mese. Grazie Tony e vi auguro a tutti buone vacanze.